Gianmario Villalta, con il libro Dove sono gli anni di Garzanti, è il vincitore della sezione A di Poesia Edita del 23° Premio di Letteratura Internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolato all'Audomia Bonanni. È un premio di poesia, è nell'oscurità in cui vive la poesia oggi, è un, come dire, un richiamo, è qualcosa che è un segnale di allarme, ma anche di gioia, diciamo, che qualcuno dà al mondo della poesia per dire, beh, insomma, la poesia esiste ancora. E sì, la poesia non dovrebbe aver bisogno di premi perché ognuno, scrivendo poesia, cerca di raggiungere qualche cosa che non è classificabile, quindi uno arriva. No, nel finale, uno primo, uno secondo. Però in realtà la vita dei premi è uno importante come questo, è anche un modo di costruire tessuto poetico, nel senso che è un luogo in cui ci si incontra, ci si interessa gli uni agli altri, si fanno dei discorsi, si portano a casa i libri, insomma. È un momento di cultura molto importante che crea un tessuto poetico. Vedo anche i ragazzi che stanno arrivando, per esempio, dalle scuole e seminano qualche cosa. Ricordiamoci sempre che la semina e il raccolto sono due tempi diversi. Chi crede che di seminare poi nel pomeriggio, la mattina, nel pomeriggio andare a raccogliere, non sa come funzionano i ritmi della terra. I ritmi della terra ai quali siamo legati con la nostra lingua, il respiro, la poesia. No, sono quelli che si semina appunto intanto e poi si andrà a raccogliere in un altro momento. Un premio che alla 23ª edizione si svolge in una città particolare come l'Aquila. Quale può essere il valore di insegnamento anche a queste nuove generazioni? Io sono friulano, abbiamo conosciuto il terremoto nel 76. All'indomani del terremoto dell'Aquila sono venuto con una delegazione perché le regioni d'Italia avevano mandato qualcuno di istituzionale, io dirigevo già un festival importante e non ho avuto possibilità di dire nulla perché ero rimasto senza parole. E oggi questo premio che ha avuto continuità e quindi ha dato il segno della continuità della vita, della continuità del lavoro, della continuità dell'impegno delle persone. Oggi l'Aquila ha ancora qualcosa da fare, l'ho visto, ma è una città bellissima. Io non avrei immaginato, devo dire la verità, e venendo qua ieri mi chiedevo che cosa avrei trovato rispetto a quello che ho visto perché non ero più tornato. E anche questo è il segno di quello che fanno le persone quando amano la loro terra, quando sono impegnate, quando la cultura le nutre e non dobbiamo credere, ecco questo mi raccomando, non dobbiamo credere, noi viviamo oggi di qualche cosa che è istantaneo, no? Qualsiasi giudizio su qualsiasi cosa, qualsiasi commento è l'emozione. Mi sono molto emozionato, questo mi emoziona, certo, bene, però l'emozione è una cosa istantanea, invece noi abbiamo da pensare alle generazioni, che è qualcosa di molto più lungo e molto più faticoso. Il bene è una difficile e lunga costruzione, il male, come abbiamo visto, colpisce all'improvviso, senza preavviso e poi richiede tanto lavoro. Ecco, questo premio è uno dei segnali del bene che invece ha continuato all'Aquila, laddove il male ha colpito all'improvviso e disgraziatamente. Gianmario Villalta è stato vincitore della terna di finalisti, accompagnato da Francesco D'Alessandro con il libro Camminando del Labirinto. Altra finalista, Federica Taddei con Eravamo Purissimi di Magni Editore. I vincitori della sezione B Poesia inedita riservata agli studenti ex aequo sono provenienti entrambi dall'Istituto Cotugno dell'Aquila e sono Andrea Barberis e Maria Grazia Navarra. I nomi sono stati annunciati nel corso della cerimonia finale della 23ª edizione che si è svolta all'Aquila nel ridotto del Teatro Comunale davanti a un folto pubblico. Hanno partecipato circa 150 studenti provenienti dalle scuole superiori del Cotugno, d'Aosta, Alighieri dell'Aquila, oltre 40 giornalisti e una folta rappresentanza di istituzioni laiche e religiose. 23ª edizione del premio Biperbanca, intitolato all'Audomia Bonanni. Che significato ha essere arrivati fin qui per Biper?
Ha un significato importante perché è un percorso che abbiamo condiviso con il premio nella città dell'Aquila ed è un percorso che continua nella sua corsa verso la notorietà, verso l'internazionalizzazione del premio. Anche quest'anno abbiamo avuto un ospite d'onore di rilievo internazionale, Durs Grunbein, che ha dato il suo contributo in termini di spessore qualitativo al premio, quindi Biper è molto contenta di affiancare questa iniziativa culturale che per l'Aquila, ma non solo per l'Aquila, per l'Abruzzo intero è un momento di grande soddisfazione. Non solo la Biper ci sostiene dal punto di vista economico, ma come anticipava Eva, progetta con noi il premio, e facendo davvero un passo avanti rispetto alle consuetudini e ponendosi nei confronti del territorio come protagonista. E io di questo lo ringrazio tanto, come ringrazio ovviamente tutta la Biper, Lorena De Vita, che anch'essa accompagna il premio e con la quale stiamo ideando anche cose belle e importanti per il futuro, e tutte le autorità che sono con noi e perché ci accompagnano in questo percorso, e poi le ragazze e i ragazzi e le scuole che hanno fin dalla prima edizione inteso questo premio come un momento per loro, e noi abbiamo assecondato tutto ciò, ritenendo giusto che i giovani delle scuole aquilane partecipassero alla designazione del vincitore del premio, che fra un po' conoscerete, che i giovani incontrassero un grande e grandissimo autore internazionale, quest'anno Durs Grunbein, che i giovani potessero partecipare con le loro poesie a questo concorso, sentire che questo premio sta portando tanta poesia, che, come ha detto una ragazza, una studentessa, durante l'incontro tra la giuria tecnica e la giuria degli studenti, la poesia, lei ha detto, la poesia fa paura. In realtà la poesia può far paura, perché ti mette a nudo tante cose che tu nascondi. Però la poesia non deve far paura, la poesia ci permette di entrare nel mondo. E in questi 23 anni noi abbiamo fatto un viaggio immaginario che dalla Russia di Yevtushenko ci porta oggi alla Germania di Durs Grunbein, e io ne sono lieta, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata con noi Ospite d'onore di questa edizione del premio è stato il poeta e saggista tedesco Durs Grunbein. Sono molto emozionato ed onorato di questo invito, ha esordito Durs Grunbein alla sua presentazione. Sono già stato all'Aquila 2 volte, anche nel 2009, dopo il terremoto. Ho visto questa città a terra ed ora sono felice di vedere come sia rinata. Mi sento molto onorata di essere qui anche perché ho letto chi sono stati i miei predecessori, che io stimo molto, alcuni sono stati anche amici miei e per questo sono molto contento di essere qui. La poesia per me significa, è un ancoraggio con cui io mi fisso con la mia storia locale, con la storia della Germania, ma anche la storia europea. Ed è un dialogo continuo, è un dialogo con altri poeti, e sono anche poeti del passato, degli ultimi 2000 anni. Il poeta Durs Grunbein ha partecipato anche alla premiazione della sezione C, poesia inedita riservata agli ospiti degli istituti di pena italiani, che si è svolta nel carcere dell'Aquila. Il vincitore di questa sezione del 23° Premio Letterario Internazionale L'Aquila Biper Banca, intitolata Laudomia Bonanni, è stato un detenuto del carcere di Sulmona. Grunbein ha partecipato con grande trasporto nell'ascolto dei componimenti dei detenuti finalisti, i quali non hanno potuto partecipare personalmente, ma hanno spedito un loro messaggio di ringraziamento. Mi è stato comunicato di aver vinto il primo premio del concorso.
Ringrazio la giuria per aver scelto tra le mie poesie. Questo premio mi permette di far conoscere le mie riflessioni, nate in particolari momenti in cui sentivo il bisogno di comunicare i miei particolari stati d'animo. Sono riflessioni che fanno riferimento al mio particolar modo di vivere la mia condizione esistenziale, segnata da una indifferenza che provoca dolorose malinconie. Citando Italo Calvino, la poesia è capace di far entrare il mare in un bicchiere d'acqua. Non mi azzardo a pretendere tanto. Spero che il premio assegnato mi consenta a più persone possibili di leggere i miei versi e a far nascere in loro qualche riflessione. Un grazie ancora. MS. Il poeta è rimasto impressionato dalla forza espressiva delle poesie dei detenuti e anche dalla forma di quella del vincitore, un detenuto del carcere di Sulmona. Una poesia può essere anche una storia, perché è una storia personale. E mia può essere anche per tutti noi, perché riguarda tutti noi. È una storia verso casa. La storia è una strada verso casa, può essere anche la strada verso il lavoro, la strada verso la scuola. La strada verso casa, conosco ogni singolo passo del mio percorso, tutti gli angoli bui, le ragnatele, i sottopassi, i marciapiedi. Tuttavia, ad un certo punto, con le varie problematiche, tutto cambia. I pensieri mi portano a seguire le strade verso l'infinito, perché so il punto di partenza, ma non la fine. Esco da casa come se dovessi tornare subito, per non fare preoccupare i miei. Mi perdo nelle decisioni, con poca esperienza non riesco a capire che cosa sarebbe giusto per me. Un cammino senza tracce, perché il vento me le ha cancellate per farmi scordare il passato. Fino a qui capisco che si può dimenticare il passato, ma purtroppo non si può cancellare. Buonasera. Il poeta, rispondendo alle domande dei detenuti e degli studenti, ha sottolineato la forza innovativa della poesia e quanto quest'arte si avvicina ai giovani, alla musica e a tutti i mezzi di espressione tanto istintivi quanto vitali per l'essere umano. Siamo profondamente lieti di ospitare per il 13° anno consecutivo questo prestigioso premio all'interno della nostra casa circondariale, ha detto Barbara Lenzini, direttrice del carcere dell'Aquila. È un traguardo importante perché è un evento che, diciamo, appunto fa parte della tradizione, della storia di questo istituto, anche se è forse appunto l'unico evento importante, perché noi per la tipologia di detenuti che ospitiamo non sono appunto dei momenti frequenti, ecco. Momento fondamentale del 23° premio internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolato all'Odomia Bonanni, è stato la riunione della giuria degli studenti con la giuria tecnica, un incontro che si è svolto nella sala assemblee di Biperbanca e che ha decretato la terna e il vincitore di questa edizione. La giuria degli studenti è stata composta da studenti provenienti dall'Istituto Superiore Domenico Cotugno e dall'Istituto Amedeo d'Aosta dell'Aquila. Partecipare al premio Laureano Bonanni come giurato per me è importante, perché è un'esperienza comunque che ho vissuto con altri ragazzi e mi ha permesso di conoscere un mondo che, cioè la poesia, che comunque conoscevo ma non così a fondo, e mi ha regalato delle sensazioni leggendo questi libri profonde e che non credevo di poter provare. C'è stata la possibilità per noi studenti di confrontarci con opinioni diverse, contrastanti tra noi, e sicuramente custodirò questa esperienza come un dono, e che sicuramente mi darà
mi aprirà delle strade in futuro in questo campo. La mia esperienza nella giuria del premio Laura Bonanni è stata sicuramente ricca, soprattutto perché ho avuto l'occasione di confrontarmi con gli altri studenti anche di altre scuole e quindi di condividere con loro quelle che sono le emozioni profonde che vengono da appunto la lettura di questi libri e dagli autori che sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro.